Siamo alla BTO 2016 con Massimiliano Moscarda. Massimiliano, tra le principali attività di cui si occupa c'è anche la formazione esperienziale. In che modo si distingue dalla formazione tradizionale e quali sono le principali caratteristiche? Buongiorno, allora sì, la nostra azienda è un'azienda che fa formazione, in particolare formazione esperienziale. La caratteristica principale sostanzialmente è che noi lavoriamo partendo dall'esperienza, quindi i partecipanti in aula non stanno banalmente di fronte ad una presentazione, non è un'aula frontale, ma sperimentano con un'esperienza che può essere un role playing, un'attività outdoor, può essere un gioco, può essere qualcosa che può apparentemente sembrare semplicemente ludico, però che in qualche modo metaforizza il processo aziendale. La cosa importante che ci caratterizza in quanto formatori esperienziali è che rispetto all'esperienza arriva una seconda fase successiva alla sperimentazione, che è quella in cui i partecipanti vanno insieme al facilitatore, al trainer o al docente a elaborare quello che è successo e mediante un debriefing, prima destrutturato e poi strutturato, vanno in qualche modo a ricalare l'esperienza sulla loro realtà aziendale, su quello che fanno quotidianamente, e gli vengono fornite alternative, strumenti da poi applicare nella quotidianità, chiaramente sempre rispetto ad un obiettivo che è stato prima precedentemente concordato in fase di progettazione. Ok, la prossima domanda: come si può competere con i grandi player della sharing economy? La chiave è proprio collegata alla componente esperienziale? Beh, se vogliamo sì, è in parte collegata, nel senso che la sharing economy propone oltretutto un turismo che è esperienziale. La risposta che a mio avviso le strutture ricettive, gli albergatori, il turismo in generale può in qualche modo avere e adottare risiede proprio nel fatto di avere uno staff, un personale, una componente umana molto forte che lavori nel dare al turista, al viaggiatore un'esperienza, e per questo è necessario che i vari dipendenti, i collaboratori delle strutture siano preparati. In questo senso noi lavoriamo di nuovo con la formazione esperienziale su quelle competenze soft che sono la chiave che differenzia un host di Airbnb rispetto a magari un personale specializzato di una struttura ricettiva, andando a dare alta formazione di nuovo con il nostro approccio esperienziale. Grazie mille. Grazie.